Infatti non abbiamo pensato di limitarci semplicemente ad una celebrazione, ma grazie al contributo attivo delle associazioni provinciali che sono sul territorio dei volontari da sempre e soprattutto grazie alla disponibilità che ci è stata data in termini direi poi immediati e rapidissimi dal direttore generale della ASREM e dal rettore, abbiamo pensato di essere presenti in via permanente per ribadire in maniera forte questo principio e questo concetto di quanto sia importante la prevenzione. Questo significa distribuire materiale informativo all'interno delle strutture sanitarie dove c'è maggior traffico chiaramente di utenza, significa avere delle giornate dedicate per quanto riguarda gli screening, significa poter eventualmente anche così mettere in campo delle ulteriori iniziative, quindi sarà un discorso interessante e saremo presenti e cercheremo di recuperare il tempo che il Covid ci ha sottratto. Esatto, questa era la seconda domanda che volevo farle. Il Covid purtroppo ha costretto ad aspettare diagnosi di una malattia che, come voi dite, però il tumore non aspetta. Certo, il tumore non aspetta, i dati purtroppo non sono incoraggianti. Se ci fosse un bollettino sul cancro forse ci spaventerebbe ancora di più del bollettino sul Covid, la differenza è che il Covid è un virus, il cancro no, non perdona se si arriva in ritardo, quindi dobbiamo recuperare questo tempo perduto. Immagino che ci saranno anche delle aspettative da parte dell'utenza di poter avere delle risposte immediate. Chiaro, innanzi di tutto iniziamo, quindi le giornate di prevenzione che verranno istituite dalla RIT saranno tutte comunque diciamo appoggiate anche dalla ASREM. E poi anche il problema direi della diffusione messaggio culturale, è qui perché la presenza dell'università è fondamentale, che ci sia un nuovo messaggio e abbiamo utilizzato la massima istituzione per questo di un'elezione. Io dalla mia volta conosco l'importanza delle sistemi di esami di prevenzione e oggi ce ne sono sempre di più perché la diagnostica per i bambini è in grado di dare contributi non previsti semplicemente 10 anni fa, quindi c'è un forte impulso della mia disciplina. Come università per noi la prevenzione resta uno degli asset strategici per migliorare davvero in futuro l'approccio alla sanità in Italia, in particolare nel meridione, che tante difficoltà ha dal punto di vista delle risorse economiche, certe volte organizzative. Arrivare prima significa quasi sempre arrivare meglio. C'è contezza di quanto si siano rallentate le attività per i pazienti oncologici? Allora, ci sono numeri nazionali che danno il senso della riduzione di quella che è stata la prevenzione in campo oncologico. Io stesso personalmente sono dipendente dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli, quindi sono in stretto contatto con tanti amici e colleghi e è un trend nazionale che ha visto una grossa diminuzione di quella che è la sottoposizione agli screening. Però già da 6 mesi a questa parte abbiamo dato una riaccelerata con un programma di recupero anche delle liste di attesa sia in ambito chirurgico ma nello specifico anche in ambito ambulatoriale, quindi veramente è una rincorsa che facciamo contro il tempo per recuperare questo bisogno di salute.